Ecco per chiudere la signora Graziella Bragaglio, presidente della squadra bresciana della Lega Nazionale nuova di pallacanestro. L'abbiamo vista durante la partita perché è stata raccontata anche per immagini con il suo volto, il volto del presidente Maltiti, il volto del patron anche bresciano Bonetti, insomma è stato un film. Ve la siete giocata senza Jenkins alla pari in due gare? Partita fantastica, è stata molto bella perché giocare in un palazzetto con 4.000 tifosi, con dei giocatori come quelli di Pistoia, per noi è stata una grandissima soddisfazione. I ragazzi hanno lottato fino alla fine per portare a casa questo splendido risultato. Complimenti, perché giocare senza un americano è stata... Che americano poi? Esatto, che americano, che ha fatto una stagione spettacolare, ha lottato fino alla fine. Ha lottato anche nella partita di domenica con un polso e una mano veramente contusi. Stasera avrebbe voluto giocare, ma era troppo rischioso metterlo in campo. Ecco, dicevamo che lei e Bonetti avete anche una certa dimestichezza. In proposito, il suo pronostico per Jenkins in campo lo avete possibile ancora o... Noi speriamo, lo stiamo trattando e spero che per domenica di riuscire a recuperarlo. Farà terapia due volte al giorno, sicuramente trovandosi a Brescia con la possibilità di poterlo curare senza grossi problemi è un'altra cosa. L'obiettivo è allungare questa serie finale? Beh, direi di sì, vogliamo giocarci tutte e due le partite in casa e poi vediamo. Pistoia sicuramente merita tanto perché è uno spettacolo incredibile. Una città fantastica che sta credendo nella loro squadra e stanno dando una soddisfazione immensa. Però anche Brescia non è da meno. Quindi giochiamoci questa serie stupenda, meravigliosa, due partite giocate a Pistoia che hanno dato e hanno creato un'intensità incredibile. Beh, insomma, dall'anno scorso avete riportato il basket fra i professionisti a Brescia dopo quasi 20 anni, davvero un grande risultato, vi state consolidando, vi state giocando la massima serie. Brescia, ricordo spesso che è una provincia con circa 1,5 milioni di persone, fra le più popolose d'Italia e più importanti d'Italia, dunque a lei e al suo marito ovviamente il grazie non soltanto dei tifosi bresciani ma anche di tutti quelli che amano la pallacanestro, perché comunque in un momento di crisi come questo non è semplice. Un'ultima domanda da Stefano Michelini e poi la lasciamo raggiungere i suoi ragazzi. No, devo fargli i complimenti per la sua tranquillità e serenità, la dà anche a noi in un playoff così teso e difficile, un bellissimo messaggio. Sì, è fantastico, direi che la tranquillità, siamo arrivati fin qui e questo è un ottimo e grande, spettacolare, immenso risultato. Grazie, Graziella Bragaglio, dunque buona serata.